come se fosse sparita una città grande quanto Firenze. Il nostro paese registra un nuovo minimo storico di nascite dall'Unità d'Italia e un massimo storico di decessi dal secondo dopoguerra. A rivelarlo è l'Istat, che accende i riflettori sulla dinamica demografica durante la pandemia. Gli effetti negativi prodotti dal Covid amplificano la tendenza al declino di popolazione nato dal 2015 e smentiscono le rosee previsioni di chi ipotizzava un baby boom legato alla stretta convivenza durante il lockdown. I dati evidenziano un pesante impatto, sottolinea l'Istat. Al 31 dicembre 2020 la popolazione residente in Italia è inferiore di quasi 384.000 unità rispetto all'inizio dell'anno, con un calo dello 0,6%. Le nascite, poco più di 404.000 bambini iscritti all'anagrafe, quasi 16.000 in meno rispetto al 2019, con una diminuzione del 3,8%. Un decremento generalizzato, ma più accentuato al nord-ovest. Certo, sfiducia e stress generati dal Covid possono aver indotto molte coppie a rinviare la scelta di concepire un figlio, ma le ragioni della denatalità, spiega l'Istat, vanno ricercate anche nei fattori che hanno contribuito al trend negativo dell'ultimo decennio, ovvero progressiva riduzione della popolazione in età feconda e clima di incertezza per il futuro. Doloroso il capitolo dei decessi. Nel 2020 sono oltre 746.000 le persone morte in Italia, 112.000 in più, con un incremento del 17,6%. Dunque, il numero dei cari estinti supera quello dei nuovi nati, con un saldo negativo demografico che è secondo solo a quello record del 1918 legato all'epidemia di spagnola. Dall'osservazione dei dati, oltre a una forte diminuzione dei movimenti migratori, emerge anche il crollo del numero di matrimoni celebrati con rito religioso o civile, meno 47,5% rispetto al 2019. Tra le cause determinanti, le misure restrittive per evitare assembramenti, obbligo di mascherine, limitazioni ai viaggi e difficoltà economiche.